Siamo nel bel mezzo della bellissima manifestazione riservata ai ragazzi per quanto riguarda il primo torneo di Natale, però noi ne approfittiamo per avere qui vicino a noi il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettante, Saverio Mirarchi, ovviamente per un augurio, un saluto a tutti questi bambini, ma a tutta anche la società, a tutta la Calabria, a tutti noi giornalisti, a tutti gli operatori del mondo del calcio per queste imminenti festività natalizie. Sì, intanto ovviamente i complimenti vanno agli organizzatori di questa manifestazione perché siamo riusciti a portare qua centinaia di bambini e questa è una cosa che ovviamente fa sempre bene, ci fa piacere ospitare al nostro centro tecnico di formazione federale e a loro va ovviamente l'in bocca al lupo e il buon divertimento. Siamo chiaramente sotto e vicinissimo alle festività natalizie e ti ringrazio per darmi l'opportunità di salutare le nostre associate, i nostri dirigenti, i nostri tecnici, i nostri calciatori, i nostri arbitri per quello che sarà ovviamente il momento natalizio, per quello che sarà, immagino e spero, un fantastico 2018 di sport e di calcio in particolare e per quello che sarà la seconda fase dei nostri campionati, perché siamo ormai quasi giunti alla metà e alla conclusione del giorno di andata e che, come sempre diciamo, possa essere un finale di campionato sereno, tranquillo e soddisfacente per tutte le nostre realtà. Presidente, siamo in una giornata di festa, ovviamente ci avviciniamo anche alle feste, però sappiamo che in questo momento a livello nazionale purtroppo c'è una situazione non tanto bella. Voi giustamente giorno 22 vi riunite per delegare un rappresentante al Comitato Federale. E che cosa ci dobbiamo aspettare da questo 2018 dal punto di vista, diciamo, della presidenza, ma dal punto di vista alto delle zone? Beh, intanto ovviamente l'obiettivo sarà quello del 29 gennaio, quando ci sarà l'Assemblea federale per l'elezione del nuovo Presidente federale e chiaramente al di là delle persone quello che, come sempre diciamo, contano sono i contenuti, sono i programmi, i progetti. Il progetto mi auguro che sarà, e così immaginiamo sia, un progetto rivolto alla valorizzazione e all'orgoglio dei nostri delle nostre potenzialità, dei calciatori italiani, dei nostri giovani, perché credo che l'obiettivo principale debba essere questo e bisogna coinvolgere secondo noi le società professionistiche perché investano di più nei calciatori italiani, nei nostri giovani, perché di potenzialità ce ne sono tante ed è così che potremo, immagino, recuperare quella priorità anche sul campo che purtroppo con la nostra nazionale ci è mancata. Esatto. Allora da parte nostra, da parte di tutta la redazione sportiva di Soverato 1, un augurio personale al presidente Mirarchi, alla sua famiglia e a tutte quante per le sue belle cose. Grazie. Grazie anche a voi per le attenzioni che date al nostro mondo del calcio dilettantistico.